Internazionale Radio. Ciao ragazzi, bentornati qui su Squalo Internazionale Radio, ma oggi siamo ritornati ancora al nostro appuntamento ormai settimanale con Franco Caravita. Ciao Franco, come stai? Beh, così così, dai, ho avuto un problemino al ginocchio, ma è l'età. Ah, pensavo che fosse l'Inter, che sai, un po' di mal di ce l'abbiamo. Forse è stata anche l'Inter, che cacchio, non so. L'Inter mi fa stare male. Che purtroppo in questo turno di Champions ci ha fatto un po' arrabbiare tutti, però ci sta, dai ragazzi, ci sta. Un turno di Champions bello, secondo me, perché sono state tante... Sì, tanti stravolgimenti in classifica, perché... Questa Champions non può stare tranquillo perché ma sai, una partita anche che vinci. Io la vedo così anche sul campionato, visto e considerato che non c'è più quella squadra che era sempre aiutata, che ammazzava Bravo. Il campionato già a dicembre. Adesso siamo molti lì davanti e c'è il campionato più bello e più pulito e quindi viva lo sport. No, stiamo vivendo come fosse... Sia il Champions League, il campionato è una sorta di attesa. Adesso che sei là in questo periodo. Ma almeno così è bello. Cioè, vero, sì, può vincerlo l'Atalanta, può vincerlo il Napoli, può vincerlo l'Inter. Basta che non lo vince la Juve, per me sono a posto. Sì, ricordiamo la Cruciano che l'ha comprato. La prossima volta vi porto la copertina. Promesso, giovedì prossimo portiamo la Cruciano. Copertina del libro, così chi lo vuole se lo sì, ha fatto tanto successo nel primo video la Cruciano. Tutti chiedevano la Cruciano. Ragazzi, quindi... Vi dico anche una cosa, quel libro che è stato così messo come la polvere sotto il tappeto per non farlo leggere a nessuno, comunque l'edizione è stata fatta e né l'editore né gli scrittori che hanno degli pseudonimi sì, che non possono dire chi sono, non possono dire chi sono, non hanno ricevuto ad oggi nessuna denuncia, quindi è un libro abbastanza vecchiotto. Quindi criticato, però neanche tanto, cioè alla fine non li hanno denunciato, quindi vuol dire che qualche verità ci sarà. Ma io personalmente... Trovi tanta verità. È una verità questa. Quel libro lì lo regalai a Giacinto Facchetti perché gli andai a dire, guarda Giacinto, questo è la realtà del nostro calcio, se non si fa qualcosa su questo tema noi non vinceremo mai nulla. E questa non è che me ne vanto, è una cosa che ho fatto nel suo ufficio, lui aveva un'assicurazione. Quindi gliel'ha regalata. Glielo regalai e poi lui... E poi è successo che lui si è esposto. Poi lui si è esposto perché poi il povero Giacinto era un grande e aveva anche questo male che... Volevo salutare anche i figli di Giacinto perché sono miei grandissimi amici tutti e due, quindi salutiamoli alla grande perché Giacinto è stato uno di quelli... Il nostro simbolo, l'Inter. Il simbolo e poi ci ha messo veramente la faccia. A voglia se ci ha messo la faccia come presidente, è andato ad aiutare Moratti nel momento in cui c'è da aiutare il massimo Moratti. Esatto. Quindi niente, poi in Champions purtroppo ste figuracce noi ci siamo abituati. Solo quello da fastidio, falle queste figuracce, perché se ti impegniamo come ha fatto l'Atalanta con Real, dici ok abbiamo perso, però sembrava una partita comunque abbordabile secondo me, non sembrava un avversario. No, anche perché... Con il titolare vincevi 3-0 secondo me. Proprio... Non lo so, sì, perché sì, io sì. Non... Siamo l'Inter ragazzi, non siamo scarsi. Di certezze nel calcio io non però, ne ho mai... sai... Si poteva, certamente, magari giocandolo con più passione, con più pressione, con più carattere, con più tutto, potevi anche vincere, certo. Perché non l'ho vista una squadra stravolgente questa... E quindi si poteva vincere, però noi... io ho 50 anni di stadio, queste partite qua ne ho viste a milioni. Allora, ci sono due teorie. Un tiro, un gol. Però... Dobbiamo però dire loro che hanno anche... provato, noi abbiamo fatto anche loro. Devo dire che però loro ci hanno provato di più e hanno meritato di vincere. È stata una partita un po' come quella di ieri sera fra la Juve e il Manchester City. So che il Manchester City ci ha provato un po' più rispetto all'Inter, che l'Inter non ha fatto neanche così. Cioè, perché ha volato, poteva segnare, se non la parava. Io ho visto molto, mi sembrava proprio di vedere che la Juve comunque aveva più voglia del Manchester City di vincere. Ah, sicuramente, ho visto solo un tempo. Come Leverkusen aveva più voglia dell'Inter di vincere, quello esatto, ho visto. Io ho visto solo un tempo e mi sono reso conto che poteva andare anche male. Perché certo, se non la disegnava... Se per,
No, per il Manchester poteva andare male, perché non era la squadra che abbiamo conosciuto gli anni passati, probabilmente. E c'è il deterioramento psicologico e fisico. Si è rotto Rodri? Nella prima partita contro l'Inter c'era Rodri. Di tanti dei loro, magari pagano lo scotto di essere al vertice da tanti anni, e quindi un po' magari psicologicamente lo paghi, anche se hai i fior di campioni in campo, però non, si vede che non rendono più come l'anno scorso, sì. Fino alla finale con Real era una squadra quasi imbattibile, però vedi che il calcio poi ti dà risposte che nessuno crede. Io penso che squadre come Real, Manchester City, anche se hanno faticato un po', difficilmente si dipende come si gioca, quindi marzo io avrei paura, cioè un po' mi dispiace, perché l'altra volta ti avevo detto che avevo ritrovato l'Inter vogliosa, invece no, che vero, scambiava la palla, e poi ci ritroviamo una partita del genere, e, insomma, vedi che ne pensi una e il calcio invece ti dà risposte negative. Visto che tu sei, cioè, ragazzi, il campo neanche vuole l'Inter da sempre, cioè, nel senso, io siamo tifosi, no? Il tifoso ci rimane male quando vede comunque una squadra che la giornata prima in campionato fa una prestazione, l'italiana, certo. In campionato abbiamo vinto due o tre giorni prima alla grande, poi i migliori giocatori vanno in panchina e non si capisce secondo me neanche perché visto che la Lazio era una settimana dopo praticamente, quindi non c'era un conto imminente dopo 3 giorni. Poteva giocare magari uno dei più forti, io di queste cose non ne parlo perché non vorresti. No, non ne parlo, non perché non ho il coraggio di dire le cose, non ne parlo perché non essendo all'interno dello spogliatoio, poi voglio dire, non è che hai messo in campo due scappati di casa, hai messo dentro Lautaro, Barella. Ho capito, eri sullo 0-0, potevi ribaltare la partita. Se metti... invece non è cambiato nulla a livello mentale. Quello penso che... io. Poi dico, sono 5 partite in Champions League. Se noi le analizziamo, anche contro gli Young Boys, abbiamo vinto al 95esimo. Certo, giocando peggio forse che di come abbiamo giocato con le Leverkusen. E quindi c'è un problema perché, di fondo che in Coppa Campioni non ci credo, no? C'è un problema. Non lo so. Chi è che non ci crede, l'allenatore, i giocatori? Bisogna capire. Però è un problema. Però non tocca a noi scoprirlo, tocca a loro nello spogliatoio. Noi possiamo parlare di tutto e di più, ma poi alla fine sono loro che si allenano, sono loro che durante la settimana fanno come dire le tengono le posizioni, scoprono i movimenti, A Leverkusen c'erano 1800 tifosi dell'Inter che hanno pagato il biglietto, pagato l'aereo, macchina. Diciamo che quella prestazione non meritava così giusto, per tutta questa gente che non meritava così tanti tifosi. Uno deve spendere tutti questi soldi per vedere zero tiro in porta, ragazzi. Cioè, capisco, ok, va bene tutto, però che voi società, giocatori, mettete nei panni dei tifosi che fanno tutti questi sacrifici per vedere... L'Inter in Champions, no, perché già quarta volta di fila c'è andata bene, non ti può andare sempre bene al 90esimo, quindi c'è una volta che è andata bene, abbiamo vinto al 90esimo, e poi una volta che abbiamo preso il gol al 90esimo. Certo, ma giocando così. Noi come Inter siamo abituati anche peggio perché abbiamo un trend negativo su queste cose qua che fa paura. Noi all'ultimo minuto di gol impossibili ne abbiamo presi a valanghe. E quindi è proprio nel nostro DNA. Però parliamo così, perché sappiamo che abbiamo una squadra forte. In questi ultimi anni però non era prevedibile che succedesse questo, perché siamo forti in difesa, adesso abbiamo ripreso a prendere pochi gol e tutto il resto, cioè un po' di pressione in più negli ultimi 5 minuti ci salvava la faccia, perché il risultato 0-0 era fattibilissimo. Ma anche 1-0 purtroppo dà ragione a loro, perché ci hanno provato di più. Bravo, io dico solo una cosa, non siamo allenatori, tutti. No, dico solo una cosa, però mi posso permettere di un dubbio che dico, no? C'era già Dumfries malato, no? Dumfries che nelle ultime partite secondo me è stato uno dei migliori in tutte le partite che ha fatto. Assolutamente, ti do ragione. Quindi, cosa serve? Già ti manca Dumfries, perché Di Marco non lo vuoi giocare? E questa è una domanda. La seconda domanda è, centrocampo? Secondo me l'Inter, la forza dell'Inter di sempre, la quale c'è Zaghi, ma la quale c'è anche Conte, è
perché una squadra forte vince non per la difesa, per l'attacco, quando hai un centrocampo. Certo, e l'Inter certo. ha Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu, che sono secondo me sono veramente va bene cambiarne uno, ma cambiarne secondo me due in queste partite qua, due di loro tre devono giocare titolare. Ti dico la non mia. Uno su tre, c'è solo Çalhanoğlu che diventa titolare. Ti dico la mia, io ho i cambi non li discuto mai, perché noi abbiamo, così. Una delle panchine più forti che possa che c'è in Europa. Eh sì, perché quando tu hai una squadra che fa 0-0 a Leverkusen e poi metti dentro Barella. Sai qual è il problema? La panchina più forte. Lautaro. Ma loro sono titolari, non sono panchinari. Appunto, li metti in campo e perdi 1-0. Sai perché? Perché dovrebbero giocare titolare loro. No, non ci sto. Anzi, in quei minuti lì dovrebbero fare la differenza e andare a vincere. Non l'hanno fatta, ma io non gli do nessuna colpa ai giocatori. Non l'hanno fatta, perché probabilmente è una condizione psicofisica che prende tutta la squadra e nessun giocatore da solo vince le partite o le perde. Perdono tutti e vincono tutti. Per dire, quindi, la Lazio gioca stasera e lunedì avrà l'Inter, con tutti i titolari giocherà stasera, giusta formazione, la Lazio vuole più posti. Cioè, probabilmente, ma la Lazio non ha la panchina che ha l'Inter. E non ha le velleità di una società come l'Inter, certo. che deve puntare allo scudetto, alla Champions, alla Coppa Italia. Poi non dici niente, però ci devi puntare. Società come l'Inter, come altre, il Manchester City. Dico, e quindi, vedere le prestazioni del genere ti fa incazzare. Ti fa incazzare perché da ragazzi come loro, che ci hanno abituato a vedere un calcio abbastanza spumeggiante, di qualità, non abbiamo messo in campo nulla, e quello è il problema. Ti posso fare una domanda? Certo. Proprio su questo che è interessante, l'Inter è abituata a giocare bene, no? Da sempre. Secondo me anche per giocare bene devi sapere, per fare un gioco devi avere abituati a fare questo gioco, no? E l'Inter è sempre stata abituata con Inzaghi a proporre un buon gioco. Certo. Ci sono degli allenatori come Allegri, magari, ma come anche lo stesso Mourinho e Conte, non è che giocavi bene, però eri più pratico, puntavano a vincere la partita senza mostrare tutto il gioco. Non è che magari l'Inter non è abituata ad essere pratica, ma purtroppo quando sei abituato troppo a fare un bel gioco, quando poi invece devi giocare, non per giocare bene, ma per mantenere i risultati, cioè un po' all'italiana, tra virgolette, esatto. Vai in difficoltà? Vai in difficoltà perché non è neanche, perché neanche in difficoltà, poi ti capitano le sfighe, sì. Di un tiro, un pallone che naviga nell'area, se tu non difendi fuori dall'area, prima o poi il tiro ti capita, questa è la legge del calcio, non è che l'abbiamo inventato. No, perché come con gli Young Boys, al domande su Cipultano l'occasione abbiamo segnato, con l'Arsenal lo uguale. E vedi che noi abbiamo avuto la fortuna con gli Young Boys e ci è ritornata contro con l'Arsenal. Anche con l'Arsenal l'hanno fatto subito. Hai capito? E quindi facciamo le corna che noi ce le partite ce le dobbiamo giocare. E Simone, noi dobbiamo giocare, bravo, vogliamo vedere un po' di gioco. Ragazzi, Lautaro, ce ne dobbiamo giocare, perché se no facciamo figure di merda. Vogliamo vedere l'Inter un po' più voglioso, cioè, non è la Coppa Italia, ragazzi. No, però devo dire che anche perdendo siamo, non a livello del Liverpool, perché c'ha 18 punti, ma abbiamo ancora la possibilità tranquilla di passare il turno, ma con tranquillità. Però la tranquillità va giocata. Va giocata perché non tranquilli in campo, la tranquillità di sentirsi forti e di sentirsi validi per vincere le altre due partite. Poi se il prossimo turno hai la consapevolezza che vincendo la partita con lo Sparta Praga Sparta Praga stiamo vincendo esatto, no, hanno vinto tutti, e la consapevolezza che magari i risultati gli altri risultati ti danno già il passaggio del turno, allora l'ultima partita la puoi prendere sotto gamba. Però sai cosa è importante con lo Sparta Praga? Perché l'Inter fino adesso, se voi andate a vedere la casa dell'Inter, era fortissimo, che non aveva preso un gol alla fine al 90esimo, però ne ha fatti anche pochi.
non conta tanto i punti, perché se voi vedete adesso la classifica ci sono Inter, Arsenal e Leverkusen con 13 punti tutte e tre, ma non è che perché l'Inter ha perso con Leverkusen e dietro a Leverkusen, conta la differenza rete. Certo. Quindi l'Inter con lo Sparta Praga, speriamo, ne faccia, almeno 4. 3 o 4. Perché è importantissimo per come classificarti nelle prime 8. Vediamo, la partita purtroppo è in trasferta, però è abbordabile. È abbordabilissimo lo Sparta. Almeno ce lo dovete, ragazzi, abbiamo fatto un gol fino a tutto 1-0, abbiamo vinto. Poi non so con quale spirito giocheranno quelli della Sparta, perché sono già fuori da... Poi sarà gennaio dopo che abbiamo fatto la Supercoppa Italiana, quindi capisci... Noi abbiamo tanti impegni, probabilmente adesso vediamo come vengono gestiti i minutaggi, perché sappiamo benissimo che Inzaghi e il suo staff contano i minuti dei giocatori che giocano e cercano di alleviare un po' quelli che hanno giocato troppo, in maniera da portarli a fine stagione come si deve, e non è sbagliato. Però poi anche i ragazzi devono dare il loro contributo, perché in questo senso io mi ricordo un giocatore che mi diceva noi siamo professionisti e ci alleniamo solo per questo sport, e quindi sono balle quelle che quando si dice che i giocatori sono stanchi, e da quelle parole io prendo esempio, perché i giocatori fanno solo quel mestiere. Poi è vero, gli impegni sono troppi, però dato che il minutaggio viene calcolato al secondo e lo staff controlla il minutaggio di tutti, nessuno ha giocato tutti i minuti da quando è iniziato il campionato, da quando è iniziata la Champions League, e quindi hanno avuto l'opportunità di non essere esauriti né mentalmente né fisicamente. Bravo. E quindi, ragazzi, dateci dentro, dateci qualche soddisfazione. Guarda, abbiamo finito, perché dovevamo solo... Però solo c'è una notizia di mercato che mi è arrivata poco fa, su un ex giocatore dell'Inter che gioca alla Fiorentina, Miraghi, sì, che ha litigato con Pallarino. Praticamente Pallarino ha messo... non considera né Bianchi né Parisi, che sono due terzini sinistri. L'Inter ha già avuto Biraghi, ti ricordi, prima di Marco, Conte. Ma poi Biraghi è interista. È interista. Ci sono delle voci che potrebbe a gennaio ritornare all'Inter. Perché l'Inter, sai, dovrebbe prendere alcun difensore centrale, però puoi mettere in quel caso Carlos Augusto anche dietro. E come alternativa a Di Marco, come lo vedi Biraghi, anche se... assolutamente, io ho la fortuna di conoscerlo, è venuto anche a una nostra festa, è interista, e poi è uno che venisse a gennaio non farebbe polemica e tranquillamente starebbe in panchina a dare sarebbe però una risorsa in più per potrebbe essere perché vedi che Marco aveva bisogno di potrebbe essere una risorsa. Certo, e poi se vengono con lo spirito battagliero, ben vengano. Perché Biraghi ha perso il posto che gli ha rubato il posto a Gosens, sempre ex interista. Esatto. Quindi ci diamo i terzini, però per me sarebbe un buon acquisto per questa seconda parte. Comunque ha esperienza, è interista, sì. Se ha voglia di venire e lottare per l'Inter, ben venga. Io poi, sai... Non faccio mercato, però come figura, come lo vedi, nello spogliatoio, anche perché già comunque, conosce, con molti di loro ha già giocato, che già conosce, quindi capirebbe lo spirito del momento. E quindi è campione d'Italia, ha vinto il Cocotto, darebbe un grandissimo apporto, tornasse e ci farebbe piacere. Bene, abbiamo detto la nostra, vi aspettiamo la prossima volta sempre qui su Squadra Internazionale con Franco Caravita. Facciamo sempre il punto dopo le partite di Inter. A prestissimo. E non scoraggiamo, ci abbiamo perso uno, va bene, adesso basta fare... Dobbiamo essere positivi anche quando tifiamo da casa, perché il karma arriva anche da casa. Quindi forza Inter, ciao forza mister, Inter. Mi raccomando. Ciao, forza. Ciao. Squalo internazionale.